Con il primo trimestre 2024 l'industria vicentina chiude 12 mesi consecutivi di calo della produzione. Stiamo parlando di una situazione ormai strutturale, non si può parlare di fine del rimbalzo post pandemia. Il contesto internazionale sta incidendo in maniera pesante sul nostro tessuto manifatturiero e non si tratta di una questione congiunturale. L'azione di deliberato attacco all'industria made in Italy sta mirando alle fondamenta. La presidente di Confindustria Vicenza, Laura Della Vecchia, introduce così i primi dati della 163esima indagine congiunturale degli industriali veriti, che si riferisce al primo trimestre 2024 e che vede la produzione industriale segnare un meno 5,2% rispetto allo stesso periodo del 2023. Si tratta del quarto trimestre consecutivo con il segno meno 3,79% del secondo trimestre 2023, meno 5,4% nel terzo e meno 2,5% nel quarto. Noi non solo ce l'aspettavamo, ma avevamo messo in guardia per tempo la politica. Ad ottobre dello scorso anno, in occasione della nostra assemblea, a cui hanno partecipato anche il commissario europeo Gentiloni e il ministro Urso, avevo detto come l'area fosse cambiata drasticamente e bisognasse fare tutto il possibile per scongiurare una grave recessione, che noi vedevamo già chiaramente allora e che oggi è qui per l'industria. Ed è l'industria a tenere in piedi il paese e il suo valore aggiunto e il suo export. Dire che il paese sta in piedi con il turismo che vola non è naif, è sabotaggio. Lo avevamo detto ben 8 mesi fa alla politica a tutti i livelli, per non trovarci di nuovo a rincorrere a soluzioni di emergenza, invece nessuno ha mosso un dito. Siamo chiusi in una situazione in cui da una parte abbiamo i drammatici conflitti sul campo in Europa e in Medio Oriente e dall'altra una nuova edizione della guerra fredda tra USA e la Cina, per il predominio economico internazionale che vede l'EU schiacciata, e mi addolora dirlo con questa franchezza, immobile e tutto quanto non complice.